Dietro di lei la festa che conclude l'assemblea di Coseva, e per lei oggi è stata una festa speciale, ha festeggiato un traguardo importante. Sì, 20 anni dal 1996 sono entrato, anzi addirittura sono entrato, conoscevo già Mariano e quando lavorava con me io ero il suo capo, mi sono ritrovato in Coseva a essere Mariano che è il mio capo. Che cos'è che ha imparato di particolare in questi 20 anni? Tante cose perché praticamente a usare delle macchine che non avevo mai usato, cioè molte cose. Dopo 20 anni una impresa, una cooperativa come Coseva diventa veramente una famiglia. Sì, esatto, infatti ci siamo trovati proprio come una famiglia, siamo amici, abbiamo fatto delle feste assieme, quando c'era che organizzava il Natale per i bambini, noi c'eravamo, io con mia moglie, ho fatto Babbo Natale un paio di volte anche. Sulla sicurezza non vi date tregua, veramente al centro della vostra attività, voi lavoratori come lo vivete? Ma io dico la verità, ma per la sicurezza siamo abbastanza protetti, via. E lei dopo 20 anni forse può insegnare qualche cosa ai più giovani su questo tema? Sì, può darsi che ci potrei anche insegnare qualcosa a qualche giovane, sì. È una cooperativa dove ci sono anche tanti stranieri, voi italiani avete un ruolo con il quale magari li inserite? Sì, vabbè, però noi giovani siamo tutti uguali, se io non faccio difficoltà da colore, stranieri, non c'è problema. L'italiano però glielo insegnate? Beh sì, se in caso con noi c'era uno che si chiamava, c'era Mustafa, e era troppo ridere, gli dicevamo anche delle parole in ligure e lui rideva, cioè gli insegnavamo il ligure, l'italiano, beh l'italiano lo sapeva già perché è vissuto a Brescia, però è stata una bella, adesso non c'è più, lavora in Francia comunque. Quindi insomma insegnate agli stranieri anche i dialetti? Sì, io gli dicevo sempre delle parole in ligure, lui rideva perché non sapeva cosa dicevo.